Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video teoria e approfondimento, diciamo è un mix tra due rubriche di questo canale per quanto riguarda alcuni personaggi nel mondo di One Piece di cui adesso ovviamente andremo a discutere. Prima di iniziare però, come potrete sentire dalla mia voce, diciamo non sono messo benissimo, la mia vita ormai giunge verso un inesorabile declino e per tal motivo quindi molto probabilmente la live pomeridiana su Twitch di domani pomeriggio non ci sarà, semplicemente perché A, dovrò riprendermi ancora un po' e quindi un conto è fare un video breve, un conto è fare una live lunga e B, dovrei anche settimana prossima, inizio settimana prossima, se risorgo il terzo giorno come Gesù, sostenere un esame universitario, quindi mi prenderò queste giornate per studiare. Quindi però ho detto facciamo questo video teoria e approfondimento, approfittando della quarta tachipirina presa, e quindi altrimenti poi non avrei molto tempo settimana prossima, poi andrebbe più avanti. Poi i prossimi capitoli potrebbero anche spoilerare eventualmente la teoria oppure smentirla del tutto. E quindi di conseguenza ho detto approfittiamone ora, carpe diem, visto che sto facendo comunque storia e filosofia, carpe diem. E chi si è visto, si è visto. Ho detto questo, tra l'altro. Vi mostro molto a caso anche il mio maglione, anche se in realtà non c'è niente con il video, ma prima di iniziare, appunto, parlando di Twitch, vi ricordo che c'è il link al mio profilo sia Twitch che Instagram, ma anche TikTok, a cui potete seguirmi, perché su Twitch faremo live molto diverse da quelle che facciamo, diciamo, su YouTube. Parleremo principalmente, appunto, di eventuali scontri tra personaggi dei vari manga. La prossima live rinviata di domani sarà, appunto, un eventuale scontro tra imperatori e ammiragli di One Piece. Faremo anche video reaction, eccetera, live reaction, eccetera, eccetera. Instagram potete seguirmi per lasciarmi, commentarmi, diciamo, scrivermi in privato, contattarmi, votare i sondaggi e restare aggiornati quando escono i futuri video. E poi TikTok, dove mostro principalmente i video delle carte. Tra l'altro, ne approfitto per lasciarvi qui sopra il link anche per quanto riguarda l'ultimissimo video uscito 2 giorni fa delle carte di Naruto, il secondo video, carte molto interessanti. E poi carte anche di One Piece, vi lascio qui sopra, eccetera, eccetera. Detto questo, quindi di cosa parliamo? Ovviamente, lasciate like se il video vi sarà piaciuto, anche solo per lo sforzo fisico e mentale che sto facendo, lasciando un commento, insomma, per farmi sapere la vostra. Iscrivetevi, condividete e soprattutto fate iscrivere i vostri amici, iscrizione, abbonamento, eccetera, eccetera. Allora, detto questo, quindi parleremo principalmente di Iori. Iori, che è la protagonista sia per quanto riguarda la parte teorica, quindi della teoria di questo video, sia per quanto riguarda la parte dell'approfondimento, comunque dell'analisi. Però Iori, diciamo, in questo, che è la protagonista appunto di questo video, sarà accompagnata principalmente da diciamo Momonosuke e Yamato dal punto di vista analitico e Orochi dal punto di vista teorico. Però ovviamente adesso andremo con calma, andremo un po' a diciamo spezzettare il video teoria. E quindi di conseguenza poi capirete il perché di questa premessa. Prima ancora di iniziare, però, vi devo linkare due video che magari potete vedere anche lasciando un attimo in sospeso questo, perché in questi due video, che cercherò di riassumere molto velocemente, esprimo due concetti molto importanti che servono per capire meglio questa teoria. Quindi vi lascio il link del video per quanto riguarda il perché Orochi non era morto, il video fatto la primissima volta in cui Orochi sembrava effettivamente ucciso da Kaido, e quindi lì vi spiego il perché secondo me Orochi non era morto all'epoca e non può ancora morire ora. E il secondo video invece, che vi lascio qui sopra in descrizione, è in realtà un video commento del capitolo 933 di One Piece, dove però nella parte finale vi raccontai tantissimo tempo fa, più di 2 anni fa, una storia che legava il personaggio di Komurasaki, che noi sappiamo essere l'alter ego, o comunque l'alias di Iori, al personaggio di Kyoshiro, anche se nella leggenda nipponica giapponese, quindi che vi lasciai e vi raccontai in quel video commento, si parlava di un certo Gompachi, che era un ex, diciamo, soldato caduto un po' in disgrazia, aiutato da un ex soldato che io avevo ipotizzato essere, per esempio, Ashura Doji, e innamorato di una certa cortigiana che, per, diciamo, in qualche modo permettere alla propria famiglia di sopravvivere, quindi ai propri genitori di sopravvivere, aveva purtroppo dovuto
dovuto iniziare questo percorso di cortigiana di corte con il nome appunto di Komurasaki, famiglia la quale comunque era morta, quindi lei comunque era rimasta orfana di due genitori, e quindi appunto come appunto Iori e Momonosuke sono rimasti orfani di ovviamente Oden e Toki. E vi lascio l'ultimo link perché più di 5 non se ne possono lasciare, vi lascio tutti insieme ora perché vedendoli e avete anche un po' meglio la visione di insieme, il video analisi sulla, quindi FAP, fuoco per vedere i personaggi, su quello che è la famiglia Kozuki in generale. Detto questo, quindi, come avete magari iniziato a capire, parleremo di Iori, dal punto di vista teorico, appunto, in relazione di Orochi. Sappiamo appunto che pochissimi capitoli fa di One Piece, il personaggio di Orochi, il quale in qualche modo è stato l'unico capace di percepire il potere di Enma oltre Zoro, ovviamente Zoro la stava maneggiando in quel momento, quindi era molto più vicino al potere di Enma sprigionato, ma diciamo questo potere in qualche modo aveva permesso anche a un altro personaggio all'interno del castello, in questo caso Orochi, di iniziare a percepire più che il potere di Enma risvegliato, il suono di quello strumento musicale suonato da appunto Komurasaki, che in realtà rappresenterebbe un po' la narratrice, o comunque il personaggio che Komurasaki rappresenta dal punto di vista dei giapponesi per quanto riguarda appunto il teatro, Kabuki, eccetera, eccetera, rappresenterebbe un po' la narratrice della narrazione dei 5 atti, anche se in realtà ne abbiamo visti solo 3 per ora, appunto del teatro Kabuki, che rappresenterebbe un po' Wano e Onigashima. E quindi sicuramente il personaggio di Orochi in questa chiave, in questo momento, rappresenta il coprotagonista della teoria, perché secondo me il rapporto Iori e Orochi è un rapporto che dovrà necessariamente convergere, permettendo quindi allo stesso tempo a Orochi di concludere il ruolo, il motivo per cui è nato, e quindi ora effettivamente poter morire. Mentre nel video che vi ho lasciato del perché non poteva morire, vi avevo spiegato appunto che Orochi aveva un ruolo ancora da perseguire, e senza il quale averlo perseguito, ovviamente non poteva togliersi da mezzo, non poteva morire. E allo tempo stesso, dal punto di vista teorico, ma anche analitico, andrebbe a mettere, diciamo, Iori, in un elemento analitico d'insieme con il suo ruolo, legato anche a quello di Momonosuke e di Yamato. Perché, prima di tutto, ultimissima cosa e poi parliamo della teoria, il suono, diciamo, lo sprigionamento di Enma con quello che poi potrebbe essere la situazione di pericolo, di emergenza che Zoro sta correndo, e anche il potere in qualche modo di Orochi percepire quello che è lo sprigionamento anche di un altro potere, o per meglio dire di un suono particolare, che in questo caso poi sarebbe causato appunto da Komurasaki, perché la parte finale del capitolo mostra Orochi che in qualche modo entra nella stanza dove Komurasaki, quindi Iori, in teoria si starebbe dilettando nel suono di questo strumento, e quindi lui stesso dice: ma sono morto, quindi di conseguenza, perché lui non sa ovviamente che Iori è Komurasaki. E io lo trovo molto affascinante come parallelismo, ma non c'entra niente con la teoria ed è una mia personale visione, ma che non per forza di cose deve essere così, anzi molto probabilmente non è così. A me mi piace molto paragonare tutto questo, quindi tra virgolette, se vogliamo mettere da questo punto di vista, lo sprigionamento del potere della Enma, quindi spada del padre della famiglia Kozuki, quindi di Oden, e in qualche modo la parte femminile, che in qualche modo sembrerebbe anche viaggiare nel tempo nella visione di Orochi, però Orochi Komurasaki è morta, quindi vedere di nuovo Komurasaki lì è come se fosse un viaggio indietro nel passato, quindi l'elemento principale di Toki, la madre della famiglia, mi sembra molto interessante come parallelismo paragonarlo al, diciamo, a Minato e Kushina di Naruto, perché entrambe le volte in cui Naruto si è trovato in estrema difficoltà, quasi rischiando la morte, una volta il sigillo della volpe ha sprigionato, diciamo, il potere del padre racchiuso in Naruto, quindi eliminato, permettendo quindi a Naruto di incontrare il padre, e l'altra volta invece permettendo a Naruto di incontrare Kushina. Ripeto, è una cosa mia, è un parallelismo che ho notato con Enma, quindi padre, e viaggio nel tempo
metafisico, metaforico, diciamo, della madre, però non c'entra niente. La mia teoria invece qual è? È che ovviamente il capitolo, e quindi Oda, ci ha in qualche modo fatto capire che ci sarà una correlazione, o comunque ci sarà in qualche modo Orochi che dovrà confrontarsi con Iori. Ora, Iori, volendo in qualche modo analizzarlo dal punto di vista del personaggio e dal punto di vista della relazione che la lega al fratello, e quindi altro esponente di Kozuki, e a Yamato, personaggio figlia di Kaido, che però impersonifica egli stessa. Essa stessa, anzi, Oden, quindi padre della famiglia Kozuki, ovviamente, mentre Momonosuke ha un ruolo molto più attivo dal punto di vista di quello che sembrerebbe il bloccaggio per ora della caduta impicchiata di Onigashima, quindi afferrando le nuvole, che è un potere molto simile a quello di Kaido, e Yamato invece è una guerriera, figlia di Kaido, che però vuole essere Oden, che però anche lei ha dei poteri di Kaido, quindi anche in relazione a Kaido, Momonosuke e Yamato sono molto più complementari. Perché uno è il figlio vero del nemico di Kaido che però usa i poteri di Kaido, e l'altra è la figlia finta del nemico di Kaido che però usa i poteri del padre, e cioè Kaido stesso. Però mentre appunto Momonosuke e Yamato hanno un ruolo abbastanza ben definito, Momonosuke quello di impedire una catastrofe dal punto di vista potremmo definirlo esteriore, mentre invece Yamato dal punto di vista interiore evitando la catastrofe, andando quindi a in qualche modo impedire che anche il potere frutto di Kanjuro, servo di Orochi, personaggio di cui adesso parleremo, potrebbe andare a mettere a rischio le esplosione interna di ovviamente Onigashima con l'esplosione, quindi del deposito di armi, polvere da sparo, eccetera, eccetera. Il ruolo di Iori era poco definito fino a pochi capitoli fa, proprio perché lei non è una guerriera, così come Yamato e come Momonosuke, non ha poteri apparentemente particolari che la possano legare né al padre Oden né a Kaido, non è una spadaccina, quindi non era neanche lei per ora quella che, o comunque sembrerebbe non essere una spadaccina, quindi se, non era neanche colei che poteva in qualche modo onorare la famiglia Kozuki attraverso Enma, e quindi era chiaro che il suo ruolo era molto marginale. Ma con l'apparizione di fronte a Orochi in veste però di Komurasaki, ritorna un po' in voga il suo ruolo, e quindi, finendo la parte analitica, confrontandola appunto con il fratello e con Yamato, partiamo alla parte teorica. La parte teorica, perché secondo me la teoria qual è? Ora, noi sappiamo che Orochi è un calcolatore, è l'ingannatore per eccellenza. Il tema dell'inganno in One Piece, ma soprattutto in questa saga, è stato comunque un tema principale. Prima di tutto dal punto di vista di Wano. Wano è un'isola appunto marginale e marginata rispetto al resto del mondo, che in qualche modo all'esterno magari viene vista come un'isola tradizionalistica e quindi feudale, molto giapponese, molto ancora potremmo dire anche campagnola per certi versi, ma chi viaggia all'interno di Wano scopre che in realtà è molto industrializzata. Questa è la prima, se vogliamo, contraddizione illusoria, appunto perché diciamo come dire, la naturalezza della natura, quindi naturalistica di Wano, lascia il posto, quindi la spontaneità, la genuinità anche di quello che è un Giappone feudale di tanti anni fa, di tanti secoli fa, lascia il posto invece a un Giappone molto industrializzato che fintamente è isolato dal resto del mondo, ma invece attraverso per esempio le fabbriche di Sad, Smile, eccetera, o comunque tramite quelli che sono i traffici di Orochi e Kaido, è molto ben collegata nel sottobosco criminale, ma anche commerciale del mondo. Quindi la prima contraddizione dal punto di vista dell'illusione è proprio questa. La seconda contraddizione è proprio il dualismo molto marcato e anche al tempo stesso illusorio tra diciamo, la capitale dei fiori, dove si crea l'illusione che tutto vada bene, che ci sia un'enorme ricchezza, che lo shogun è amato e apprezzato da tutti, rispetto invece al resto dell'intera isola, quindi dell'intero paese, dove vivono miseria, povertà, inquinamento, deforestazione e odio verso lo Shogun. Quindi il secondo, diciamo, tema dell'illusione in questo caso, ancora una volta, dove è presente Orochi, sia dal punto di vista dell'industria, sia dal punto di vista, diciamo, dell'illusione sociale, è proprio questo. Cioè, da un lato l'estremismo positivo, finto, fittizio, costruito ad arte, anche militarmente parlando, chiunque dalla capitale dei fiori andasse contro lo Shogun troverebbe morte certa, quindi c'è questa finzione anche militare, cioè finzione governata dal punto di vista militare, e poi invece l'esterno della capitale dei fiori, dove invece vige veramente,
Povertà assoluta, miseria, e i cittadini sono purtroppo costretti, per evitare di morire di stenti, a mangiare cibo e a bere acqua inquinata. Quindi, comunque sono destinati alla morte, ma in maniera molto più lenta e, se vogliamo, anche dolorosa e sicuramente cruenta. Il terzo motivo, poi, il terzo tema dell'illusione è sicuramente Orochi stesso. Orochi, prima di tutto, per il potere che ha, e l'ho sempre paragonato all'Orochimaru di One Piece, di Naruto, quindi è sicuramente lo stesso, cioè, il concetto stesso di Shogun tramite la figura di Orochi rispetto agli Shogun del passato è una distinzione netta e crea sicuramente un'illusione. Orochi finge di essere un forte, un prode guerriero, finge di essere un samurai, ma sappiamo che in realtà, se non fosse per il suo ex braccio destro, lo suo ex guardia del corpo Kyoshiro, che è un personaggio principale nella storia, che vi ho raccontato nel video commento appunto del capitolo 133 in relazione a Komurasaki, Orochi senza Kyoshiro non avrebbe potuto mantenere, senza neanche ovviamente i 10 Oniwamashu, e senza Kaido, non avrebbe potuto mantenere militarmente il paese, proprio perché di suo Orochi non è un grande guerriero, non è questo grande e valoroso samurai che vuole far credere. E poi comunque è anche illusorio perché creando intorno a sé la figura dell'Idra, grazie al frutto del diavolo, l'Idra diciamo, per la mitologia è proprio una figura illusoria. Prima di tutto perché anche se tu le mozzi una testa le può ricrescere, e poi perché avendo 9 teste è molto, ti dà l'illusione di averla vinta, ma in realtà devi comunque affrontarla almeno 9 volte. Quindi il tema dell'illusione ovviamente si incarna poi in Orochi nella pompa magna del quarto e diciamo anche ultimo motivo principale, attraverso il suo più fedele sottoposto, ovvero sia Kanjuro. Kanjuro è stata la rivelazione più centrale, più illusoria dal punto di vista dei Foderi Rossi, la spia che tutti quanti noi cercavamo a un certo punto, perché si era iniziato a capire che ci poteva essere una spia all'interno dei Foderi, si incarna poi nella figura di Kanjuro, marionetta nelle mani del marionettista Orochi, il quale ha saputo in maniera magistrale ingannare con un piano molto congeniato e tra l'altro con molti rischi l'intero paese di Wano, l'intera combriccola dei Foderi Rossi e addirittura l'intero scopo del viaggio di Luffy e della vendetta contro Orochi. Perché? Perché a un certo punto Orochi ha veramente giocato rischiando grosso, perché mettendo la sua spia migliore, cioè Kanjuro, al servizio di Oden e vedendo poi che che Toki aveva in qualche modo mescolato le carte facendo viaggiare nel tempo alcuni personaggi, tra cui la spia di Orochi effettivamente per 20 anni non ha saputo più nulla della sua spia, non ha saputo più niente e ha dovuto quindi giocare veramente molto azzardato perché il suo piano in qualche modo si prospettava qualora Kanjuro fosse stato ancora vivo. Se Kanjuro in questi 20 anni di vita di Orochi, ma pochi mesi per Kanjuro, fosse morto, si fosse perso, nessuno fosse andato a salvarlo a Dressrosa, eccetera, eccetera, il piano stesso di Orochi avrebbe molto vacillato. Invece Orochi è riuscito a creare una fitta rete di inganno talmente tanto da ingannare quasi lo stesso Kanjuro, che prima di tutto il piano avesse un senso, anche se appunto era molto probabile che potesse affossare questo piano, e poi addirittura facendo sì che Kanjuro fosse stato pronto a morire a fianco dei suoi nemici, cioè a fianco dei Foderi Rossi, qualora Orochi l'avesse chiesto. Quindi Orochi è sicuramente l'ingannatore per eccellenza. Però adesso perché vi ho detto tutto questo? Perché la mia teoria, che in realtà è molto breve, ma ho dovuto diciamo spiegarla prima anticipando tutti questi 18 minuti, sia dal punto di vista analitico che teorico, perché la figura di Iori, abbiamo detto, fino ad ora non sembrava avere chissà quale ruolo all'interno della storia di Wano, proprio perché non è principalmente una guerriera. Ma adesso Iori ha un'arma, ha l'arma, l'unica arma che può in qualche modo ingannare l'ingannatore Orochi. Ovvero sia, lei adesso non è Iori, lei incarna Komurasaki. Komurasaki, la dea che in qualche modo riesce a far perdere i lumi persino a un ingannatore per eccellenza come Orochi, il quale non ha ancora capito di essere stato ingannato. E quindi questo sicuramente è un grande vantaggio per Iori barra Komurasaki, perché io la mia teoria, secondo me, è che Iori riuscirà a uccidere Orochi. Riuscirà in maniera magistrale l'ultimo atto, il grande ultimo atto di questo grande teatro iniziato da Orochi, addirittura
Ripetiamo, Orochi anche a livello storico è riuscito a prendere il possesso di Wano, ingannando i cittadini e ingannando anche i Kozuki, quindi sicuramente Orochi è un grande esperto, ma la sua unica pecca è che non ha ancora capito di essere stato ingannato da una discendente di Kozuki stesso. E quindi, secondo me, Oda, in un ultimo grande capitolo, l'ultimo grande atto di questo teatro tragicomico, ingannatorio, illusorio, spersonalizzante anche, un po' come lo avrebbero definiti i poeti del Novecento, parlando della spersonalizzazione dell'individuo, come per esempio Pirandello, Svevo, eccetera, eccetera. Ricordiamo che Pirandello è stato un grande filosofo, poeta, letterario, ma anche un grande attore di teatro. Lui conosceva molto bene il teatro, e quindi di conseguenza, sa che il teatro, dove si portano le maschere, l'illusione, la rappresentazione della realtà illusoria dal punto di vista teatrale, tutte queste tematiche qua. Quindi, molto probabilmente, Oda, con quest'ultimo grande capitolo, farebbe veramente una cosa magistrale, cioè permetterebbe allo stesso tempo a Orochi di concludere il suo ruolo finale e a morire così come un attore muore sul palcoscenico della vita, e permetterebbe a Iori di avere un ruolo neanche troppo così strano, perché lei non è che uccide Kaido, non è una guerriera che affronta i personaggi più forti di One Piece, ma sfruttando la sua capacità di rendersi come Murasaki, riuscirebbe a uccidere Orochi e quindi a fare un favore ovviamente all'alleanza e a portare finalmente giustizia, l'ultima finale giustizia per la famiglia Kozuki, che vi ho lasciato il video perché si analizza, l'ho analizzata dal punto di vista del concetto di sacrificio. Anche qui Iori si sacrificherebbe, diciamo in qualche modo, diventando un'assassina. Iori molto ovviamente non ha mai ucciso nessuno, quindi sacrifica la sua purezza interiore diventando un'assassina, ma al tempo stesso, renderebbe giustizia alla famiglia e riuscirebbe a ingannare l'ingannatore Orochi. E quindi avrebbe un ruolo in relazione anche appunto a Yamato Konosuke, avrebbe anche un ruolo in relazione a Orochi e avrebbe, diciamo, riuscirebbe, sarebbe anche l'unica a far abbassare la guardia a un Orochi il quale altrimenti non abbasserebbe la guardia contro nessuno. E infatti il suo essere diffidente, proprio perché lui da buon ingannatore sa che tutti possono ingannarlo, è riuscito a sopravvivere fino ad ora, è riuscito a sopravvivere molteplici volte alla morte, sia di Kaido. Infatti, diciamo, Orochi non ha neanche sottovalutato Kaido, che magari appunto lì avrebbe avuto un po' più di senso, ma molto ovviamente sottovaluterà Komurasaki, e quindi Iori riuscirà nel suo intento. Detto questo, quindi veramente ragazzi, però vedetevi i video che vi ho linkato, a parte quello delle carte, ma Orochi, il video commento dove ho parlato della leggenda di Komurasaki e della famiglia Kozuki, perché questo video lo capirete meglio solo se vedrete anche gli altri tre per avere una visione più di insieme. Detto questo, quindi fatemi sapere voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate, lasciate un bel like se il video vi sarà piaciuto e noi ci vediamo settimana prossima, addio, piacendo e sperando, e vi avviserò ovviamente anche quando recupereremo la live su Twitch. Poi, se domani veramente sto bene, la facciamo. Vi avviso ovviamente qui, sia qui nella sezione community che su Instagram. E poi vedete anche i video delle carte, perché sono bellissime. Le carte venute sono bellissime, di One Piece e di Dragon Ball. Recuperatevi i video precedenti, gli ultimi appuntamenti, eccetera, eccetera, eccetera. Detto questo, quindi noi ci vediamo alla prossima. E ovviamente studiate, fate i bravi, state umani. Va bene, fatemi sapere. Ciao a tutti, ragazzi.